Allora io mi voglio collegare a quello che ha appena dichiarato il consigliere Pelonzi, perché vedo che è stato effettivamente recepito quello che era poi il senso del mio intervento. Quindi ben venga un lavoro in commissione per quello che è di competenza ovviamente della commissione scuola. E voglio già ora rivolgere l'invito all'assessore Pinuccia Montanari, che so essere molto attenta a questo tipo di attività, quindi molto attenta anche a quello che è proprio l'aspetto propriamente didattico del problema. Quindi intanto voglio da ora sollecitarla a costruire dei progetti che possano essere proposti alle scuole e poi per quanto riguarda le modalità, eventuali modalità di intervento più radicale all'interno delle scuole, credo che si debba fare un ragionamento più approfondito, più capillare e sicuramente più costruttivo. Quindi il voto alla delibera chiaramente sarà negativo per i motivi appena espressi, più volte espressi, però ecco, tutti assumiamo un impegno, assumiamoci un impegno che vada nella direzione di, proprio per quanto riguarda propriamente la scuola, di dare degli strumenti formativi ed educativi, naturalmente collaborando con gli insegnanti, i dirigenti scolastici, che poi sono il motore veramente importante dell'attività didattica. Rubo solo uno spazio, piccolo, ancora piccolo, per ricordare, e rientra proprio nelle modalità operative, che per esempio prenderà l'avvio. Si concretizza la mozione sull'insegnamento della Costituzione ai bambini, una mozione che ha avuto dei tempi per la realizzazione, perché è bene che si sappia che certe cose che vanno a intervenire proprio nella scuola o in generale richiedono tempi di attuazione abbastanza complessi, abbastanza lunghi. Quindi impegniamoci per promuovere la cultura del verde già da ora, portando la discussione e i ragionamenti nella commissione di stretta competenza. Grazie.